Sul fronte della famiglia, a Monteverdi le cose non andarono sempre bene, anzi, era sposato con Claudia, ma questa morì nel 1607, dopo soli 8 anni di matrimonio, e lo lasciò solo con 3 figli piccoli, Francesco di 6 anni, Leonora di 4 e Massimiliano di 3. Della figlia non sappiamo niente, quindi forse non gli creò particolari problemi. Qualche cruccio invece arrivò dai maschi. Dunque, innanzitutto Claudio aveva deciso che non dovessero essere musicisti. E questo, sebbene il primogenito fosse promettente, Monteverdi lo sapeva e anzi se ne vantava, però no. Francesco doveva studiare legge e Massimiliano doveva studiare medicina. Francesco andò quindi a studiare all'Università di Padova, ma in realtà iniziò a frequentare gli ambienti musicali cittadini e questo era troppo, perché rischiava di portarlo fuori strada. Così nel 1619 Monteverdi lo preleva da Padova e lo trasferisce all'Università di Bologna. E già che c'è, ci porta anche Massimiliano per fargli studiare medicina. L'azione di forza però non funziona. Francesco infatti lascia gli studi legali e persevera nelle velleità musicali. Massimiliano invece si laurea agli inizi del 1626. Almeno lui pare avergli dato soddisfazione. Pare. Appena laureato, infatti, si trasferisce a Mantova giusto in tempo per essere arrestato dal Tribunale dell'Inquisizione perché aveva letto un libro proibito. Non sappiamo se l'avesse fatto di proposito o se non sapesse della censura che gravava su quel testo, ma sta di fatto che fu arrestato e Monteverdi dovette indebitarsi e vendere dei gioielli per pagare cauzioni e spese varie. Chissà, magari aver avuto un avvocato in famiglia li avrebbe aiutati. Ma Francesco aveva scelto un'altra strada, quella della musica. E come se la cavò? Beh, diciamo che di Monteverdi ce n'è uno solo.